Con le ultime cose che io ho scritto, si chiude un capitolo, che sostanzialmente è il capitolo un po' della mia esistenza. Mi sono reso conto che io scrivevo le cose per me, non per gli altri, non per aiutare gli altri. Ecco, questa è una cosa che la gente fa un po' fatica a capire. Qualche mese fa, un noto PNLista, italiano che in questo momento lavora all'estero, voleva parlare con me, si voleva confrontare e io su Skype ci siamo sentiti, eccetera, eccetera. Lui attraverso la sua PNL praticamente sostiene che c'è un mondo più o meno felice, come dico io, per cui bisogna acquisire consapevolezza di noi per arrivare a... Sì, tutto bello, perfetto, era sorridente, era contento del suo lavoro, eccetera, eccetera. E io gli ho fatto capire qual è la mia differenza. Devo stare anche attento a dirlo nel modo giusto. Io non rido mai su questa cosa qui, ma non perché sono contento, non sono contento, sono felice, sono seriosamente impegnato in questa cosa che mi preoccupa, nel senso che siccome ho l'idea di un raggiungimento finale, che è il mondo felice, che bisogna raggiungere, anche se noi lo costruiamo tutti i giorni qui, non c'ho questo riso contento, che bello, tranquillo, che buddico. No, non... E poi c'è un rapporto diverso tra me e voi, che è il rapporto di parità, dove non c'è il maestro e il discepolo, quindi maestri non ce ne sono. E dov'è la differenza sostanziale che io vi vorrei ricordare? È che a volte la gente che ti sta ad ascoltare pensa di essere venuta lì a imparare qualcosa e di essere quindi nella posizione di discepolo. Non è così. La stessa cosa che dicevo agli studenti a lezione. Non crediate che voi siete i discepoli, i discenti. Cioè, io nell'istante in cui parlo della reazione di Friedel e Crafts in chimica organica e dico che si usa l'alluminio tricloruro come catalizzatore della reazione, sto prendendo spunto da loro che da come mi guardano capisco un certo numero di cose che sono importanti. Cioè, mentre loro evidentemente mi utilizzano per imparare qualcosa, io imparo qualcosa da loro tutte le volte, sempre, solamente attraverso l'osservazione che ho nel guardare le loro facce. In questo contesto è fondamentalmente importante comprendere che io sono una parte dell'olone. Cioè, le cose che ho scritto sostanzialmente le abbiamo scritte insieme, solo che voi non ve ne siete accorti consapevolmente. Questo è l'aspetto della questione, cioè abbiamo remato tutti nella stessa direzione. Io forse sono stato un po' lo strumento, in parte di me stesso, ma in parte dell'olone in generale, per cui mi sono trovato a scrivere materialmente questa cosa. Ma da dove pensate che io le abbia prese tutte queste idee che mi sono venute? Certamente io avevo i prerequisiti per comprendere che cosa la mia parte destra della mente, del cervello, mi suggeriva, e l'ho razionalizzata con il lobo sinistro, perché avevo i prerequisiti per farlo. Magari ho studiato tanto, la chimica quantistica, la fisica, queste cose qui che non tutti magari hanno sotto mano. Quindi molti dei concetti che vedevo in modo un po' esoterico, li vedevo anche in modo 2 più 2 fa 4. Ma sostanzialmente da dove l'ho presi? L'ho presi dal campo morfogenetico, l'ho presi dall'universo, l'ho presi dalla nostra coscienza unificata. Perché? Noi è come se avessimo una sola coscienza, tutti quanti. Il problema è della consapevolezza di sapere questa cosa qui, non è di averla o non averla. Questa è come una biblioteca grande, la grande biblioteca d'Alessandria. Se te sai che esiste un libro dove c'è scritto quello che te cerchi, nella tua biblioteca d'Alessandria vai e lo leggi. Il libro è lì, è a disposizione di tutti. Tutti abbiamo accesso alla grande biblioteca d'Alessandria, però alcuni non lo sanno. Non sanno che esiste la biblioteca, non sanno che esiste quel libro lì dove te cerchi quelle cose lì. Io dico quelle cose e tutti pensano,
lui ha scoperto quelle cose. No, la Biblioteca d'Alessandria è di tutti. Ognuno di noi scrive un pezzo di tutti quei libri che ci sono lì. E nell'istante in cui uno solo, dal mio punto di vista, comprende una cosa, in quell'istante l'ha messa a disposizione di tutto l'ologramma. Quindi, perché voi non ve ne accorgete? Non ve ne accorgete perché pensate che non sia così. E quindi non ci andate a guardare nella vostra, che è anche la mia, Biblioteca d'Alessandria. Se voi vedete, per esempio, quello che poi verrà fuori come Vision 3, che è un vero casino, perché io l'ho riletto, mi ci sono anche addormentato, come dicevo prima, è un vero casino. Cioè, non è uno di quei testi che te leggi tranquillamente, pieno di fotografie, in cui si capisce che cosa vuoi dire con l'iconografia. Lì c'è un link al Journal Physical Chemistry, e te ti devi andare a leggere l'articolo, che è scritto in inglese, dove c'è dentro una serie di formule allucinanti, che io ho cercato di riassumere. Ma quegli articoli lì, dove cavolo l'ho trovati? Come ho fatto a cercarli? Perché sapevo che c'era quell'esperimento lì da fare? Ecco, questo vale la pena di 5 minuti di dare questa indicazione. Per farvi capire che cosa ho nella testa, io faccio così. Prima non facevo così, ma ora faccio così. Ho l'impressione, la sensazione che l'universo giri in un certo modo. Ho la sensazione interiore che le cose siano fatte in un certo modo. Il mio lobo destro mi dice così. La mia parte, quella che poteva essere la coscienza della parte animica, mi dice: guarda che la sensazione è questa, l'universo è un ologramma, l'universo è uno schermo su cui tu proietti la tua creazione. E la mia mente mi dice: ho capito, però se ne è mica accorto qualcuno. E la mia coscienza risponde: certo che se ne è accorto qualcuno, cerca questo lavoro qui. Cerca nel web, cerca in fisica, cerca che qualcuno ha scritto già qualcosa, ha scritto questo articolo. Poi cerca che qualcuno ha scritto un altro articolo, metti insieme i due articoli e nel mettere insieme questi due articoli, queste due nozioni, queste due informazioni insieme ti daranno, in contesto con il lobo sinistro che fa i conti, la soluzione matematica di quello che ti hai intuito. Io, il giorno dopo, vado in dipartimento, apro il computer, faccio la ricerca e trovo quegli articoli lì, di cui all'inizio non avevo la più pallida idea che ci fosse l'esistenza. Non lo sapevo. Trovo, cazzo, questi articoli dimostrano proprio quello che io, di cui ho avuto l'intuizione. Allora cosa faccio? Siccome non posso scrivere questo perché mi darebbero del peracottaro, faccio il contrario, come ho sempre fatto in tutti i lavori di chimica pubblicati. Dico: ho scoperto questo, 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 questo e quest'altro perché le formule della fisica sono queste. Infatti, anche il mito lo diceva. Così la gente, il mondo scientifico, la beve più facilmente questa cosa. Perché se io gli dicessi: ho avuto un momento di buddità per cui ho scoperto che siamo in un ologramma, non ci crede nessuno, anche se poi ti faccio vedere le formule. Invece, se prima ti faccio vedere le formule, vedi che cosa vuol dire questo? Benissimo, ma che cosa diceva il mito? Che cosa dicevano i grandi personaggi spiritualisti dell'universo? Che cosa c'è scritto nei testi sacri antichi? C'è scritto proprio così. Vedi la traduzione? Allora la gente prende spunto, soprattutto dalla parte scientifica, perché noi siamo stati abituati a lavorare soprattutto con il lobo sinistro, non con il lobo destro. Però io ho lavorato 50 anni con il lobo sinistro. Nell'istante in cui ho capito che dovevo lavorare con il lobo destro, mi si è aperto il mondo. Cioè, faccio prima e trovo tutto quello che cerco, perché la mia intuizione interiore mi dice: secondo me le cose stanno così. Però per dimostrarlo fisicamente bisognerebbe che qualcuno avesse dimostrato questo. Speriamo che esista qualcuno che ha dimostrato questo. Vado e lo cerco e lo trovo. Ecco, cioè non è che io mi sveglio una mattina, faccio così anche in chimica, Quando scrivevo dei lavori scientifici, io volevo fare agire tizio con Caio A con B per ottenere C. Faccio reagire A con B, ottengo Z. E allora scrivo l'articolo. Abbiamo avuto un'idea incredibile. Pensavamo di poter ottenere Z facendo reagire A con B. Ma non è così che io ho fatto. Io volevo ottenere un'altra cosa, ma come glielo dici nel mondo scientifico? Devi fare apparire che sei un ganso. E allora la causa e l'effetto, che nel mondo videonico sono la stessa cosa, nel mondo duale no, li rigiri e fai in modo di
far credere alla comunità scientifica che te volevi ottenere quel risultato lì, che invece è stato un risultato ottenuto per puro culo. Allora tu, nel nostro dipartimento, non solo negli Stati Uniti, ma nel nostro dipartimento fanno tutti così. Le poche scoperte che fanno, poverini, le fanno per caso. E si scopre così che tutte le scoperte scientifiche più importanti sono state fatte per caso, no? C'è stato un momento di buddità in cui te non hai capito bene, ma lo scienziato si vergogna di dire che le ha fatte così queste cose, si vergogna. E allora dice: no, io sono un ganzo, ho studiato tanto, ho messo insieme che 2 più 2 faceva 4, quindi ho pensato di poter creare questa cosa. E in effetti col mio ragionamento l'ho fatto. Non è vero, non funziona così, non funziona quasi mai così. Le scoperte più importanti avvengono per caso, ma il caso non esiste, è in realtà quel qualcosa che tu hai come parametro nascosto che ti permette di accedere all'universo olografico e capire come funziona, nell'ottica che sei te che hai creato l'universo. Quindi, quando tu guardi un fenomeno fuori, da un punto di vista scientifico, te guardi il fenomeno, guardi, insomma, ti accorgi che esiste un fenomeno fuori, ti stai ricordando che l'hai costruito te quel fenomeno lì. Però non ce l'hai presente. Come Galileo che guarda il pendolo, no? Guarda sto pendolo e dice: eppure c'è qualcosa nel sto pendolo lui sta in realtà non studiando un fenomeno fuori e portandolo dentro di sé per comprenderlo. Lui il fenomeno l'ha studiato dentro di sé, l'ha capito dentro di sé, l'ha creato lui. Lo vede fuori e non sa di averlo creato, ma lo riconosce inconsapevolmente e lo guarda solo per cercare di studiarlo, cioè di ricordarsi come cavolo l'ha fatto. Questo è il paradigma, cioè il metodo scientifico viene rivoltato. Galileo, accorgersi che esiste un fenomeno fisico, studiarlo per guardare come funziona, no, ricordarsi che quello l'hai fatto te. Bene, mi facevi sorgere una domandina che ritengo abbastanza importante anche perché, anche riguardo altre cose che abbiamo avuto modo di scambiare, conversare, cioè tu giustamente anche prima, nell'era pre-malanghiana o il Malanga 1, quando eri agguerrito, di fatto tendevi sempre a corroborare quello che scrivevi con un'ampia bibliografia a prova di critica accademica. Sì. E lo dicevi anche, no? E oggi hai precisato che nel momento in cui tu adotti un determinato tipo di linguaggio, questo linguaggio serve anche a far passare meglio determinate consapevolezze che di fatto mi sembrava di intendere che suggerissi che di fondo la coscienza in qualche modo ha, perché presumendo che una persona assume una consapevolezza e si sparge, no, in questa grande magma di conoscenza condivisa, però gli altri attraverso i loro canali razionali, lobo sinistro, hanno bisogno di decodificare questo che già sanno ma non sanno di sapere. Tu fai questa operazione e fornisci questi codici per interpretare la questione, una mappa del territorio attraverso cui uno può consapevolizzare queste cose che tecnicamente dovrebbe già sapere. Io però in questo ravviso un aspetto, poi vorrei sapere come la pensi tu, cioè sia in quella cosa che ti dicevo sulla bibliografia, sia in questo aspetto, mi sembra sempre che di fatto una consapevolezza che è, io non la posso accettare se non rientra nei criteri della mia mente razionale, lato sinistro. Quindi, vero che se io gli riprogrammo la mente razionale a una persona, dopo forse certe cose riesce a captarle e realizzarle in sé, comprenderle, consapevolizzarle. Vero è anche che questo mi sembra identificare una gerarchia interna delle persone dove la mente razionale è prima dell'altra, cioè ha l'ultima parola. Tipo, io devo uscire di casa, qualcosa di me, di astratto mi dice, non prendere quella strada, vai a destra, fai la strada lunga. La mente razionale dice, so sta sensazione, ma non c'è un motivo, di qua ci metto di meno, vado dritto. Chi comanda? La mente razionale. Stessa cosa che succede alle persone quando stanno male, cioè molti fanno gli creativi, ma fanno i creativi quando stanno bene, tipo uso la mente creativa per andare a scegliere il colore delle mutande. Però quando invece poi ti trovi un problema di salute oppure ti chiedi se accettare o no un'offerta di lavoro, fai ragionamenti di tipo razionale.
Cioè, più è importante evitare la situazione in cui ti confronti e più ti sposti verso il lato razionale, perché a quanto pare noi abbiamo deciso che quello è più intelligente, è più maturo, più sano, è quello più affidabile. Sì. È un po', sotto un certo aspetto, una problematica tipo sistemico. Sì. Dunque, ci accorgiamo, vediamo di fare un esempio più semplice di queste cose. Mi accorgo di questo tipo di struttura del cervello quando faccio le ipnosi, quando facevo, presente storico, le ipnosi con gli addotti, perché gli addotti avevano, venivano da me e mi raccontavano un po' la loro storia e mi dicevano: ho fatto un sogno, questa notte ho sognato che ero a letto, a un certo punto si è aperto il muro, diventato tutto luminoso, ed è entrato dal muro un essere alto 2,40 m con la coda, con le pupille verticali, che sembrava un respiro di un... faceva così, con la cresta, che mi ha preso e mi ha portato fuori con lui, ho attraversato il muro e di là sono entrato da un'altra parte. E poi però il sogno è finito. Chiaramente era un sogno, mi dice lui. Io zitto, lo guardo. Lui passa 3 secondi e dice... però era un sogno vivido. È come se ci fossi passato veramente attraverso il muro nel sogno, però... chiaramente non si passa attraverso il muro, quindi quindi era un sogno. Io sempre zitto. Però era proprio vero, perché quando passavi attraverso il muro, te sentivi che ti si rizzavano i peli sulla cosa, perché c'era la carica elettrostatica e poi sentivo questo serpente che mi spingeva, perché io dovevo andare dall'altra parte. Chiaramente è un sogno, però ecco, cioè c'era sempre un però. Cosa voleva dire? Che in quell'istante tu avevi, in realtà, vivido il concetto di quello che era realmente successo, ma la tua costruzione mentale, quello che avevi imparato a scuola, ti diceva che attraverso i muri non ci si passa, quindi doveva per forza essere un muro. In quel contesto lì bisognava alla fine far capire al lobo sinistro, che è quello che dice dal muro non ci si passa, e il lobo destro, che se ne frega, chi se ne frega se dal muro non ci si passa, io ci sono passato, sono due ragionamenti completamente differenti, che il lobo destro e il lobo sinistro tutti e due avevano ragione, ma non si mettevano d'accordo perché qualcuno aveva una serie di prerequisiti sbagliati, cioè il lobo sinistro, che è quello, la parte maschile di sé, l'emblema della società moderna, maschilista, che ti vuole governare e ti governa attraverso l'utilizzo e lo spremimento delle palle dello spirito, perché la parte animica non si fa governare. Al massimo la parte animica non gliene frega niente di quello che sta succedendo, ma è totalmente anarchica, mentre lo spirito è quello che segue le regole, la parte maschile. Queste due parti dovevano essere messe in contatto tra di loro perché potessero confrontarsi. Nell'istante in cui tu riesci a fare questo, e il Triade Color Test ti dà questo tipo di indicazione, ecco che la parte animica vive in un altro mondo, la parte spirituale vede un'altra parte di mondo, si accettano tra di loro, che è fondamentale, in quel momento c'è l'integrazione. Dopodiché non te ne può fregare più nulla che Renzi ti dice che devi pagare le tasse, perché a te non te ne frega niente. Te dici: beh, le tasse le pago perché sennò magari vado in galera e quindi sono costretto a farlo, ma a me delle tasse di Renzi non me ne importa nulla. Bisogna fare così, bisogna andare al consiglio di dipartimento, mi viene detto. Ah sì? Perché? Perché ti devi far vedere. Gli mando una fotografia, no? No, no, sta male, te devi andare lì e far vedere che ci vai. Ma perché, se il mio voto non conta un cazzo? No, ci devi andare lo stesso, ti fai vedere. Vai a fare un concorso per professore associato. Non lo vincerai, perché sai che c'è quello che è raccomandato, no? Non lo vincerai, però intanto fatti vedere. Sì, gli mando una fotografia. Cosa faccio? Ballo nudo sul cubo, lì davanti alla commissione. No? Che devo fare? No, non me ne può fregare de meno.
te cominci a comprendere che sei tu il creatore dell'universo, cominci a comprendere che fino a quell'istante tu hai vissuto una vita con le regole che gli altri ti imponevano, hai fatto l'esperienza che gli altri volevano che te facessi, cioè nella realtà virtuale. Nella realtà virtuale tu ti sei comportato come un addotto, cioè invece di avere l'alieno che ti prende quando vuole, ti fa fare le cose che vuole lui e ti fa anche credere che ti fa del bene, a volte, di solito non ci riesce mai, ma a volte fa così, noi ci abbiamo il politico di turno che fa uguale con te. Ti fa credere che lui è buono, che deve votare per lui, perché si vede che insomma devi votare per me, non vorrai mica votare per quell'altro, no? E in quel contesto tu cominci a vedere che il mondo è duale, che c'è loro e gli altri, loro. Nei dibattiti politici si dice noi facciamo questo, voi avete fatto quell'altro, e voi chi? Che sei sempre te, che l'universo è legato dal tutto e te sei solamente, l'altro è la parte speculare di te, quando te hai fatto una stronzata, l'altro te la rispecchia in qualche modo, nella vita reale. Noi abbiamo il governo che ci meritiamo. Gli americani c'hanno l'ISIS che hanno creato loro a specchio e che ora gli torna contro, perché prima gli tornava bene, perché avevano ovviamente bisogno di mettere Saddam Hussein fuori gioco, dopodiché ora finanziano l'Iraq per mettere le armi contro l'ISIS che hanno creato loro, per mandare via Saddam Hussein. E chiaramente a specchio, ecco che quello che succede, si vede tutti i giorni ora. Quindi non ci dobbiamo lamentare che quegli altri, loro, sono cattivi, perché in realtà questa è un'esperienza che è venuta fuori da un'ipnosi. Mi ricordo tantissimi anni fa, una cosa che mi fece allora molto pensare, e non avevo la capacità di capire cosa era successo, l'addotto di turno racconta in ipnosi quello che era successo. L'ipnosi la stava portando avanti il dottor Pino Sferrazza di Roma. Non so se lo ricorderà, lui in questo caso sono passati tanti anni, ma io ero lì, ero presente, lo guardavo. E il soggetto, che è cintura nera di karate e una guardia dei Nox, era allora capo del gruppo che seguiva il Santo Padre, proteggendolo, che non poteva dire a me mi succedono queste cose se no mi cacciano. A un certo punto sente il bisogno di andare a fare un giro in Inghilterra, va in Inghilterra, non sa perché, lui si trova in questo campo in Inghilterra da solo un fine settimana, un weekend, e a un certo punto vede che sotto c'è uno strano campo da tennis, c'è una collinetta e laggiù c'è un campo da tennis, guarda questo strano campo da tennis e da lì vengono fuori 5, 6, 7 cani neri, i quali vengono su, ma il cane nero è più alto degli altri e lui capisce che c'è qualcosa che non va immediatamente. Poi si scoprirà che questo campo da tennis non era un campo da tennis, ma era un bel oggetto volante che era piazzato lì, e questi cani neri non sono cani neri, ma sono i piccoletti, quelli alti 1,20 m, tre dita, il pollice opponibile, lo sguardo un po' beota, che ti vengono in avanti. Lui, siccome c'ha un effetto, dei riflessi condizionati, era uno dei Nox, prende la pistola e pum, gli spara a quello di centro, subito. Sicché poi dirà, ho dovuto cercare un altro proiettile da mettere nella pistola, perché se no noi non è che possiamo andare in giro a sparare alla gente. Se ti manca un proiettile, il regolamento vuole che te lo denunci. Quindi noi teniamo sempre, poliziotti, 2 o 3 proiettili nel cassetto, perché a volte ci succede qualche cosa, ce lo rimettiamo. Mi disse così. L'ha sparato. L'ha colpito. Io non me lo ricordo, nell'ipnosi non si capisce. Ma a un certo punto uno di questi piccoletti gli parla nella testa e gli dice: hai fatto il cattivo. E lui rimane lì, ma che, come dice, hai fatto il cattivo, ora saremo costretti a farti del male, ma il male che tu riceverai non è il male che noi ti facciamo, è la risposta a specchio di quello che tu hai fatto a noi. Quella frase mi rimase così, sospesa nel vuoto, chissà che vuol dire questa cosa. Però, dopo anni di distanza,
capisco che sviluppando quella che poi sarà la teoria dello specchio sostanzialmente, che poi non ho creato nemmeno io, ma già in tutta la psicanalisi moderna da Jung in poi c'era, ecco che cosa voleva dire. Voleva dire che sostanzialmente tu sei l'alieno, tu sei anche l'alieno. L'alieno serve per farti capire qualcosa, tu hai deciso di fare l'esperienza dell'adduzione, tu inconsapevolmente, e l'alieno ti dice da fuori quello che te non sei capace di dirti dentro. In questo contesto non gli devi sparare all'alieno, perché sennò è come se tu sparassi a te stesso, è come se tu non volessi ancora prendere coscienza del problema che c'hai davanti, è che come se tu volessi davanti a un problema di matematica risolvere il problema strappando il foglio. E il problema non l'hai risolto, hai strappato il foglio. Arriva il professore, ti ridà un'altra copia del foglio, ti tocca rifarlo. E non c'è niente da fare, verrai bocciato e ti toccherà ripetere l'anno. Ora, siccome noi siamo qui da tanti crononi e ci siamo rotti le palle, parla per te, dice la voce eterna. Sì, giustamente. Cosa succede? Succede che io dico, se abbiamo capito un problema, abbiamo due tipi di strade da risolvere, il percorso veloce e il percorso lento. Facciamo il percorso veloce. Il percorso veloce è quello che te non fai mai perché hai paura di soffrire tanto. Invece nel percorso lento credi di soffrire di meno. A prescindere dal fatto che per capire una cosa non è necessario soffrire e che se te scegli di soffrire è una scelta tua, vuol dire che non sai fare in modo diverso e che quindi ti tocca farlo, però te hai due strade. La strada lunga, il percorso difficile, e la strada corta. La strada corta hai un solo fotogramma che vale 100 buoni sofferenza. La strada lunga hai 100 fotogrammi e ognuno è un buono sofferenza. Te vedi solamente i due fotogrammi. Vedi un fotogramma che è l'unico da 100 sofferenze, un fotogramma da una sofferenza. Vai di qua. Ma non sai che ti tocca altre 99 volte. Questo è il problema. Quindi cosa fai? Vai, non aspettare, non cazzeggiare, cerca di arrivare in fuoco, comprendi che quello è il tuo percorso veloce e fallo subito, perché se te lo fai subito, anch'io lo faccio subito, cioè prima facciamo, prima arriviamo in fondo. In questo contesto io ho anche scritto delle cose e le ho messe a disposizione della gente, non perché volessi fare lo scrittore newegiano di chissà che, ho detto... Innanzitutto ho scoperto che queste cose, dicevo, le ho scritte per me. Mentre scrivevo dico, ma questo sono io. Scrivevo dei fotoni, il comportamento dei fotoni. Ma io mi comporto come i fotoni. Cioè, momento di visione, il visionario. Io sono visionario sostanzialmente, nel senso buono e nel senso cattivo delle cose. Cioè ho delle visioni in questo senso. Ma ho detto, se qualcuno le legge, magari qualcuno le comprende, perché... Quante volte mi hanno detto, ma lo sai che te hai scritto delle cose che io già sapevo, mentre le leggevo è come se mi ricordassi che le sapevo già. Cioè, in parole povere, che cosa ho fatto? Io ho pensato delle cose, le ho messe a disposizione della Cascia Generale, della Biblioteca d'Alessandria, no? E te non sai che io ho messo dentro questo libro, ma te inconsapevolmente sai che quel libro c'è. Quando tu lo leggi nella realtà virtuale, sai di avere quel libro e sai in quell'istante che riesci a prendere consapevolezza nella realtà virtuale di quello che io ho messo a disposizione nella realtà reale. Funziona in questo modo, funzionava così. Quindi ho detto, insomma, io l'ho scritto per me queste cose, punto numero uno. Però magari se servono a un'altra parte di me, che aveva una consapevolezza diversa, le cui consapevolezze in questo momento tendono a diventare una consapevolezza unica, probabilmente da un punto di vista entropico ho raggiunto il risultato. Esistono dei fattori invalidanti della presa di coscienza che assomigliano molto a dei dogmi. Come detto prima, no, questa cosa non è possibile perché dai muri non si può passare. Questo, non so se ti ricordi anche quel discorso che facciamo ieri, che ogni constatazione che io faccio, se ho un'opinione su una cosa, la baso su un'altra, cioè ha delle basi questa logica che io ho e che applico, ho delle basi, la baso su qualcosa. Sulla natura dei materiali, sulle leggi di base, le quali a loro volta si basano su altre leggi per andare indietro fino a un punto in cui troviamo dei dogmi.
che siano dogmi scientifici o religiosi non cambia, perché di fatto funzionano uguale, cioè sono quei luoghi dove io non ho veramente un senso critico, sono cose che do per scontato. Allora, siccome poi tutti i dogmi sono all'inconscio, non sono tronci, sono inconsci, di fatto io non è che ci riesco ad andare a operare tanto facilmente, me l'hanno installato in chissà quanto tempo, rincoglionendomi con qualche cosa. Il dogma però, se è invalidante di una nuova presa di coscienza o di un paradigma che mi possa aiutare a prendere coscienza, dove è posizionato? Cioè, o meglio, è più un aspetto che va a inficiare sulla mente, sulla sfera verde, o sullo spirito, il dogma? Perché di sicuro invalida l'anima, poi che funzioni su uno o l'altro, chi è che disturba? Potrei dire che disturba tutti e tre, ma in modo completamente diverso, perché quello che si nota, che si notava nelle ipnosi, le ipnosi ci sono servite per comprendere come era fatto l'animo umano, potremmo dire così, la parte animica ha una visione atemporale delle cose, quindi non vede il tempo, giustamente non lo vede, però vede lo spazio e vede l'energia. Per cui quando si vuole fare della programmazione neurolinguistica sull'anima, si deve per forza cambiargli la mappa del territorio, ma lavorare cioè sull'energia e sullo spazio. È inutile riprogrammare la parte animica nel tempo, perché l'asse del tempo non ce l'ha, non serve a niente. Quindi bisogna riprogrammare anche la programmazione neurolinguistica, che queste cose non le ha mica capite. Perché la programmazione neurolinguistica è una scienza nuova, ma diventa vecchia nell'istante in cui il cristianesimo diventa cattolicesimo. Cioè nell'istante in cui il movimento si chiude, noi siamo il gruppo dei PNListi, le regole sono queste, è la fine. Quando Richard Bandler nei primi tempi scriveva sulla PNL con Grinder, i primi lavori erano importantissimi. Ora Richard Bandler, se te lo prendi da una parte, ti dice che lui ha le visioni dall'alto, che gli vengono gli angeli, che gli dicono le cose, e allora cominci come se si è fregato con le sue mani. Ha fatto tutti gli scalini di consapevolezza e l'ultimo scalino è inciampato. Ecco la differenza che ci può essere tra me e qualcun altro. Io non sono inciampato, o comunque se sono inciampato non me ne sono accorto, perché c'è da dire anche questo. In questo contesto l'anima quindi al massimo digerisce questo dogma non prendendolo in considerazione. Per l'anima non ci sono i dogmi, c'è un solo dogma per l'anima che te gli devi distruggere, in qualche modo gli devi far capire che non esiste. L'anima crede di avere un creatore, l'anima sovente crede di avere un essere barbuto, bianco, grande, che è il suo babbo. E nell'istante in cui tu gli fai capire, perché in ipnosi succedeva così, gli fai capire che lui non è il tuo babbo, ti ha detto che è il tuo babbo, ma lui non ti ha creato, guarda, all'inizio del tempo, nel primo istante in cui tu sei, c'è lui? No, ma siete sì, sì, e allora vuol dire che lui è venuto dopo. 30 secondi di silenzio e l'anima piange. Perché? Perché è delusa dal fatto che chi credeva fosse il suo babbo e il suo protettore non c'è, non esiste. E lui non ha, lei non ha nessun babbo e nessun protettore. E in quell'istante si ricorda della disperazione, della separazione. Nell'istante in cui quel qualcosa che ti diceva lo faccio per te, sono Dio, poi lo vedremo, sono Dio, Adamo poverino è solo, sai cosa faccio? Ti faccio compagnia, ti trovo una compagna, ti prendo un pezzo e te lo stacco. Cioè, t'ho tolto un pezzo. Cosa dice Giove? Giove dice ad Apollo, senti, pensaci te, dividi questo essere qui che è troppo perfetto in due, dividilo in due perché se no non si va avanti, questo qui ci fa un culo così a tutti, così. E allora Apollo cerca di tirare a destra e a sinistra l'ombelico di uno, lo tira, e c'è scritto come fa, con gli strumenti. Nel mito Platone lo descrive chiaramente così, e questi due esseri, che sono due esseri androgeni, che sono attaccati per la schiena, cioè l'essere androgeno non ha consapevolezza della sua altra parte, la parte maschile non sa dell'esistenza della parte femminile, tu all'inizio sei coscienza inconsapevole, alla fine sarai coscienza consapevole, perché questi due che si sono separati nell'essere androgeno,
nel tempo che è circolare, guarda cosa succede, si rincontrano faccia a faccia ed ecco che l'androgeno si trasforma nell'ermafrodito. E nel mito c'è scritto tutto, il figlio di Hermes e di Afrodite. Un bel ragazzo. È nel lago che si fa il suo bagnetto. Una ninfa lo vede e dice, cazzo, questo è... Gli salta subito addosso. Così, gli salta addosso, nel mito Lucirosse, gli salta talmente addosso. Questo si sente preso, non vuole. Un momento, fammici pensare, non lo so. Talmente addosso e talmente lo stringe forte, perché lui fa resistenza, e la ninfa in qualche modo gli entra dentro, nel senso che diventano una cosa sola. Questa cosa accade nell'acqua, perché l'acqua, che è quell'elemento che separa anima da spirito, Adamo ed Eva, oppure l'essere androgeno diviso in due nel mito, l'acqua, che è la mente, che separa i due, non ha più bisogno di esistere. E allora l'essere nuovo, l'androgeno che esce dall'acqua, perché non ha più bisogno della mente, dice agli dèi, guardate, fate in modo tale che tutti quelli che passano di qui, che si tuffano in questo lago, quando escono usciranno nello stato in cui io sono. Cioè, consapevole di essere sia maschio che femmina. Cioè, consapevole di essere tutto. Sei tutto anche prima, ma non lo sapevi. La differenza che c'è quindi tra l'androgeno e l'ermafrodito è che l'ermafrodito rappresenta un processo di acquisizione di consapevolezza dove qualcuno ti aveva diviso, gli dèi, ma tu, per un caso, o anche perché ideicamente parlando e simbolicamente parlando è l'amore che vince in quel contesto, te ti sei ritrovato unito con l'altra parte di te che ti avevano tolto, da cui ti eri separato, in qualche modo tu avevi stesso permesso agli dèi di separarti. Questa è una cosa di cui bisogna tenere conto, perché la coscienza mica si fa fregare così. Noi ci lamentiamo che gli alieni sono cattivi, sono stronzi, ci hanno separato, ma in realtà noi stessi lo abbiamo voluto, perché noi siamo gli alieni e come al solito costruiamo una realtà virtuale per cui l'alieno si presenta a noi sotto forma del problema che noi non abbiamo compreso. La coscienza, una volta che si è divisa, una volta che ha creato il coltello, si sottopone alla creazione del coltello, si fa tagliare dal coltello per capire che cosa ha creato. Quindi la coscienza crea Shiva e Vishnu e poi va da questi due e dice, senti, ora visto che vi ho creato, per favore mi separi anche a me, così vedo che succede. Shiva e Vishnu non se lo fanno ripetere due volte. Shiva e Vishnu non se lo fanno ripetere due volte. Loro sono i creatori di seconda generazione nel mito. Sono Ra. Non sono Helios, sono Urano, non sono Giove, è Ammon, non Ra, è il dio di seconda generazione, male interpretato nella figura di Geova e di Gesù, dove Gesù sarebbe il dio di seconda generazione, mentre Geova sarebbe il mai nato. No, Geova è quello di seconda generazione, in alto c'è la coscienza. Brahman. E poi c'è Shiva e Vishnu e Brahma. Brahman è il mai nato. Siamo noi il mai nato. Il mai nato. Che siamo sempre esistiti. Il mito parlava chiaro. Quindi, non solo il mito parlava chiaro, ma ti diceva anche come aveva fatto a dividere Shiva e Vishnu. Ti diceva come aveva diviso il fotone dall'antifotone. Te lo diceva anche la fisica moderna. Quindi poi sono andato a vedere la fisica moderna e scopro che c'è proprio una mancanza di consapevolezza su questo fatto qua. Per cui mito e fisica alla fine ci danno le indicazioni sostanziali di tutto questo percorso, fondamentali. Torniamo a essere un essere ermafrodito. Chissà cosa ne pensa la Lega. Un essere ermafrodito? No, perché penso che, sai, ci sono... Ognuno vede se stesso allo specchio, no? Quindi quando è che tu pensi di avere l'idea di perdere la propria identità? Vengono quelli da fuori che portano la loro identità qui e tu perdi la tua. Tu hai paura di perdere la tua identità quando non hai identità, quando non hai cioè consapevolezza di te. Allora sì che hai paura di perdere la tua identità, se no, se te sai chi sei e nessuno può venire anche l'Ayatollah Khomeini a cercare di farti perdere la tua identità, ma non ci riuscirà mai.
Quindi, invece di pensare alla paura e a erigere una barriera che ti separi dall'esterno perché tu hai paura di te stesso, perché il fuori sei te, e non voler avere a che fare con il fuori vuol dire che la tua parte animica non vuole avere a che fare con la parte spirituale, o meglio, è quasi sempre il contrario in questa società che sovente è maschilista, perché è maschilista nel mito. Nel mito nasce così, alla fine ti trovi con una persona che magari, speriamo di no, ma un giorno ti potrebbe governare il pianeta Italia, ed è una persona che ti governa nel segno della separazione. Noi abbiamo fatto questo, voi avete fatto quello. Quando nei dibattiti politici, vedi come il tempo circolare, si ritorna all'inizio, c'è scritto voi avete rubato. Quando siete stati al governo avete rubato. L'altro non risponde no. Non è vero, è una calunnia. Risponde ma anche voi. Cazzo, ma non si risponde così in un dibattito politico. Cioè, non si risponde. Io non risponderei così. Il fatto che si risponda così vuol dire che quello è un linguaggio comune tra tutti e due, e che l'importante non è aver rubato o non aver rubato, è cercare di rubare senza farsene accorgere. In questo contesto i democratici cristiani erano bravissimi, poi sono venuti i socialisti che hanno voluto strafare e siamo finiti nella merda. Questa è la politica italiana. Quindi noi abbiamo il governo che ci meritiamo, perché sostanzialmente è uno specchio di noi, come siamo noi. Il popolo italiano è fatto in quel modo e c'ha quei governanti lì. Quando noi avremo dei governanti migliori? Quando li cambieremo? No, quando cambiamo noi da dentro. La prima cosa da fare è cambiare, cioè vivere in armonia noi, essere noi coscienti di noi stessi, perché te crei il fuori. Quindi quando te sei cosciente di dentro, di te, che hai messo la tua anima, la tua mente e il tuo spirito compattati in una palla sola, in quel contesto lì tutto ciò che stai creando fuori diventerà armonico. E quindi non ti creare il come si farà. Te sei... un esercito di 1000 persone non funziona. Funzionano 1000 eserciti di una persona sola, che da una parte potrebbe essere anche l'effetto piragna, cioè ognuno ti dà un morsino piccolo e te sei spolpato in 4 secondi. L'altro sistema l'abbiamo già provato, non ha funzionato. Proviamo questo. Tutte le volte che c'è qualche cosa che non funziona nella società, pensa che la società ti sta rispecchiando, e quel qualche cosa che non funziona è uno specchio di qualche cosa dentro di te che non funziona. Quindi rivedi tutto da questo punto di vista. Senti, ma tornando su questo aspetto, quando tu parli in questo senso è come se parlassi con il lato destro, con il lobo destro, no? Dove vedi il tempo assente dalla problematica, o meglio, se io adesso devo chiedermi cosa farò domani, è meglio che, non lo so, mi metto, mi organizzo, compro il biglietto. Insomma, devi immaginare domani che tempo farà, che ore impegni avrai. La mente produce una specie di proiezione immaginifica di quello che dovrei fare domani. Questo è anche il principio di base da cui l'ego ha paura. Noi abbiamo paura non perché abbiamo un pericolo qua, perché se c'è un pericolo qua, come dice Krishnamurti, prendi te ne vai, oppure hai una reazione al pericolo e agisci. Invece noi abbiamo paura quando il pericolo non c'è, ma potrebbe esserci. Cioè temo sostanzialmente che mi arrivi una cosa che non voglio, o che non mi arrivi una cosa che voglio, o perdo una cosa che voglio tenere lì. Sostanzialmente le paure sono tutte lì. Però tutti questi elementi sono ancora tutti elementi che sembrano per forza spalmarsi in un tempo virtuale, cioè non è un tempo reale, è un tempo che mi creo io, che come tale, se è una mia creatura, me lo immagino come cavolo mi pare. Voglio dire che se ho tutta una programmazione mentale di un certo tipo, o un livello energetico ansioso, qualunque tipo di problematica ho, mi immagino una cosa diversa da un altro e mi si produce paura. E tutta questa meccanica di qua però non sembra riguardare il lato destro, cioè sembra che il tempo esista soltanto per questo lato. E nel tuo caso, quando l'esempio che hai fatto, cioè se io mi devo preoccupare di quello che mi succede e devo ragionarci, per forza di cose io devo spalmarlo nel tempo e futurizzare quello che sta per succedere. Devo fare un'ipotesi ragionevole di quello che sta per accadere. Quindi dico, non so, sta andando in crisi, quindi è meglio che me ne vado. Oppure sta andando in crisi, è meglio che vado a scioperare. Meglio che... cioè, mi devo immaginare sta cosa. Se invece mi metto dal lato destro, di fatto devo agire solo nell'istante. Cioè devo occuparmi di adesso. Sì, sì. Qui, metterli d'accordo questi due elementi
mi permetto di ipotizzare che possa essere come miscelare due sostanze immiscelabili. Quindi o facciamo comandare uno o facciamo comandare l'altro, per come la vedo io. Non si può mettere d'accordo, se non capiscono neanche cosa dice uno all'altro. Dunque, in fisica ci sono due operatori che si chiamano rotazione e divergenza. Detto così, è uno, cioè sono, c'è uno una freccetta, un altro triangolino, che non si capisce bene cosa vogliono dire. Sostanzialmente però sono operazioni che noi possiamo fare con vettori e anche con non vettori. Ma sostanzialmente immaginate come operatori geometrici. La divergenza è un punto da cui partono tante freccettine che vanno fuori. La divergenza potrebbe essere lo scoppio di una mina. Fum, la divergenza. Invece quell'altro è la rotazione, cioè tu che giri attorno, è un operatore rotazione. La rotazione e la divergenza. Questi sono i due modi con i quali si può esprimere il significato di tempo del lobo destro e del lobo sinistro. Il lobo sinistro ha una velocità di pensiero che è legata sostanzialmente alla velocità della luce. Il lobo sinistro non va più veloce della velocità della luce, mentre perché? Perché deve fare una rotazione, cioè questo deve girare e arrivare qua. Per fare questo si può dimostrare che questa operazione non è supportata da una velocità maggiore della velocità della luce, che è un limite del nostro universo. Invece, dall'altra parte, la parte non temporale, la parte animica, in ogni istante ha capito tutto di tutti. Cioè, ci vuole lo stesso periodo di tempo per comprendere qualsiasi cosa te volevi comprendere. Quindi, in un contesto, uno ha una visione del tempo divergenza e nell'altro ha una visione del tempo rotazione. Come li metti d'accordo questi due? Li metti d'accordo con un po' come ha fatto Maxwell, perché Maxwell queste operazioni nel campo elettromagnetico li mette d'accordo. La parte animica e la parte mentale, se si unificano nella coscienza integrata, succede una cosa nella coscienza integrata. L'anima ha dei vettori, la mente ha dei vettori e lo spirito ha dei vettori. Quando queste tre pallette si sono unificate nel modo corretto, cosa che io cerco di dire nei video 2, per capire come funziona, col triskel, facendo vedere tutte queste cose, cercando di dare un'immagine alle formule, perché le formule sono difficili, te capisci l'immagine, se sei visivo capisci di più. In quel contesto quello che succede è che quando le tre coscienze di anima, mente e spirito si sono unificate in una coscienza sola, i vettori che si sono sovrapposti, il vettore qui c'è, anima, c'è spazio-tempo-energia, energia-tempo-spazio, energia-spazio-tempo, si annullano tutti, fum. Cioè è come se queste tre gambette si accorciano, pum, 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 entrano dentro e non ci sono più, non c'è più nessun vettore. Per quello, non essendoci nessun vettore, la coscienza integrata appare completamente invisibile, perché se noi la definiamo come vettore colore, deve avere un colore, ma siccome ha tutti i colori non si vede niente, perché la somma vettoriale di tutti i colori è il niente. Dove il tutto e il niente sono la stessa cosa, perché l'universo non è duale e quindi il tutto e il niente sono sostanzialmente la stessa cosa. Non sarebbero la stessa cosa se l'universo fosse duale. Il buono e il cattivo sono la stessa cosa. Il pieno e il vuoto sono la stessa cosa. Noi li vediamo categorizzati in due categorie diverse, i buoni e i cattivi, quelli di destra e quelli di sinistra, sono la stessa cosa, bisogna rendersene conto. E quando è che, com'è che te vedi che il popolo italiano sta acquisendo coscienza di sé? Certo, perché non va più a votare. Questa è, più persone non vanno a votare e più abbiamo capito, in modo confuso, ma abbiamo capito che è inutile votare a destra o a sinistra, perché vuol dire votare la stessa cosa. E allora non si va più a votare, in quel momento stai votando per te. Su un partito tuo, togli i partiti, te sei il tuo partito. In questo modo noi si acquisisce anche l'idea di quello che un giorno magari scriverò
come se fa il mondo felice, perché io ne parlo tanto, ma l'idea del mondo felice va detta, no? Cosa sarà i soldi, cosa sarà il lavoro, come sarà la scuola, come si andrà sull'autobus, il mondo felice. In questo contesto la dualità non esiste più. Quindi chi è traumatizzato? Il trauma non c'è più quando non c'è più la separazione. L'unica cosa che l'universo vede, studia inconsapevolmente è un processo di separazione. Non c'è altro, c'è solo unione e separazione. Nell'istante in cui la coscienza si separa all'inizio, noi i due pezzi iniziali, uno guarda l'altro e dice porca puttana, ho perso un pezzo. E l'altro guarda questo e gli dice sei stato te, è colpa tua. Questo è l'atteggiamento di anima e di spirito. Cazzo, ho perso un pezzo. E io, poverino, e sei te, se ne sta andando. No? E l'altro, lui alla femmina. Perché la parte di coscienza maschile, la parte di coscienza femminile, guardatela così sostanzialmente, no? E anche nel mito Shiva e Vishnu, no? Perché uno è maschio e l'altro è femmina, sostanzialmente nel mito. La colpa è tua. Comincia lì a colpevolizzare la femmina, perché quando tutto sarà unito non ci sarà più nessuna colpevolizzazione, perché le Shiva e Vishnu si ricorderanno, poverini, che facevano parte di un'unica struttura, la quale struttura è la coscienza generale. In questo contesto noi che cosa viviamo? Il processo di separazione. E come lo viviamo? Sostanzialmente la società ti dà alcuni esempi classici, alcuni sintomi della malattia. Hillman diceva che la nostra società è fatta da schizofrenici. Il potere del maschio sulla femmina. Questo è uno dei punti fondamentali che è classico della fisiologia della mentalità aliena. L'alieno è sovente maschio, maschilista. La femmina conta di meno, ti dice in ipnosi. Sempre. Il potere della chiesa, la femmina non vorrà mica comandare, di qualsiasi tipo di chiesa, perché certo, noi possiamo dirci di tutto sul burka, l'islam, quello che te pare, ma a me non mi sembrano tanto femministi. Sarà che io non ho la coscienza e la consapevolezza di comprendere quel mondo, ed è ce la metto questa cosa sicuramente, ma da lontano non mi sembrano tanto femministi. Non mi sembrano, magari mi sbaglio, però è così. Figurati, non parliamo dei nostri preti, i quali non si possono sposare, per carità, qua e là, cose vicine. No, vabbè, che poi cerchi di capire perché e scopri che è tutto un problema di natura economica dietro, ma lasciamo perdere, questa è la storia che conosciamo tutti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'alieno punta sul tuo punto debole, e il tuo punto debole, colui che non vuole unificarsi, colui che ti fa delle storie, è lo spirito, non è la parte animica. La parte animica ti dice, sì sì, proviamo, sono lì per giocare, giochiamo. Lo spirito dice, no, ho comandato per ora sempre io, ora lei, gli alieni, non ce l'ha più, vuol comandare. In ipnosi vengono fuori questi discorsi qui. E in ipnosi te comprendi come la parte spirituale che ha sempre stata sostenuta dall'alieno. Te sei un ganso, mica lei. Cosa fai? Ti fai mettere i piedi sulla testa da lei? Ecco che vedi nello specchio interno la società esterna. Tutta la nostra cultura è basata, moderna, perché una volta non era così, ai tempi dell'uomo della pietra, non era così. È ora che è così. La società è sostanzialmente maschilista, dove il maschio è la rappresentazione anche dell'angelo del piano di sopra. L'angelo del piano di sopra è quello che non si è ancora totalmente diviso, perché la divisione è solo nell'ultimo livello, è solo qui. Noi stiamo facendo l'esperienza della divisione. Bene, all'inizio siamo quasi uniti, poi un po' più staccati, un po' più staccati, un elastico che è più teso, ma è solo in fondo che si è staccato l'elastico. È solo in fondo che c'è anima e spirito da una parte e dall'altra. Qui viviamo l'ultima esperienza, quella che fa paura a quelli del piano di sopra, quelli che fa paura perdere un pezzo di sé, la parte animica, ma che d'altra parte avercela fra le palle è una rottura di... insomma, allora la parte maschile al piano di sopra conta, la parte animica non conta niente. E sovente quello che si vede nelle ipnosi è che la parte animica con un calcio nel culo è stata mandata giù a fare l'esperienza, poi verrà ritirata su come un secchio e raccontami un po' quello che è successo giù, perché io giù non ci vengo mica. Quello del piano di sopra ti dice così, ma tutto ciò funziona solo perché di sotto, a specchio della parte di sopra, c'è una parte maschilista fondamentale. Quando è che te recuperi la consapevolezza di sé? Quando te decidi che devi stare ad ascoltare anche la tua parte femminile.
Te guarda nella realtà fondamentale come è fatto l'addotto, da un punto di vista maschile e femminile, e che cosa vedi? Vedi che l'addotto maschio è un maschilista della Madonna. L'addotto femmina, se te gli chiedi, ma tu se avessi degli operai, assumeresti maschi o femmine? Ti dice subito maschi. Femmine no, perché la parte aliena che è dentro di sé lo dice chiaramente, la memoria relativa. Come mai non trovi memoria alienativa di femmina? Ho chiesto tanti anni fa a un addotto biondo a cinque dita che parlava attraverso questa ragazza, mi sembra era Emiliana, questa qui. Perché le donne contano meno? Subito, pa. Era la donna che lo diceva. Perché le donne contano meno? Ti rendi conto? Ecco, in quel contesto scopri che la donna addotta ha degli atteggiamenti di natura maschilista del tutto inconsapevole di questo fatto. Gli studi però su questo stanno andando avanti, magari un giorno scriverò qualcosa, per comprendere che cosa vuol dire avere una sessualità strana, perché lì dentro c'è un qualcosa, un'influenza di questo tipo, parte maschile e femminile, che in qualche modo hanno subito delle interferenze coscienziali per cui una delle due parti non recita bene il suo ruolo, non è in armonia con se stesso, e allora si creano delle cose strane che la gente ancora non ha capito. Però cercheremo di mettere in evidenza anche questo fatto. Se è vero quello che mi sembra, cioè che il lato sinistro faccia un po' da despota, e il lato sinistro quello maschile, e anche internamente le sfere sembrano essere questa specie di invadenza da parte di abuso di potere dal lato rosso maschile rispetto al lato femminile. Non potrebbe anche essere dovuto a questa posizione? E traducendolo anche in una domanda pratica, quando io mi vado a fare la simulazione mentale, per questo interessa anche molte persone che mi conoscono e mi fanno questo tipo di domande, se faccio la simulazione mentale, le sfere che le lascio posizionare più o meno nel TCTDF dove le vedo, poi le sposto eventualmente tentando di modularle, no? Però dov'è? Clic, accendo, si accende la sfera. La posizione di queste sfere da sola, c'è una lettura che tu forse puoi intuire o puoi suggerirci per comprendere anche la gerarchizzazione tra le sfere, per capire se e quanto una sfera rossa o spirito può essere invadente rispetto all'altra? Assolutamente, si vede benissimo nel Theory Color Test. Il Theory Color Test ha delle cose che stupiscono anche me, nel vero senso della parola. Magari un soggetto mi dice, guarda, mio figlio c'ha, mi ricordo una volta un ingegnere che ha lavorato negli Stati Uniti, in Inghilterra, c'aveva dei figli e mi dice, sai, mio figlio piccolino c'ha questo schema di sfere, fatto così, così, così. Allora dico, guarda, il tuo figlio pensa questo, questo, quello, quell'altro, 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 quell'altro. Lui mi guarda e dice, hai descritto mio figlio. Dico, guarda, non lo conosco, non l'ho mai visto, però è banale, è così, si vede dalle sfere, è semplice. In questo contesto, nel triade color test statico, te vedi queste sfere. Allora, al di là del colore che rappresenta lo stato di salute della tua sfera, quello che si vede, e il colore rappresenta la vibrazione, quindi se la tua sfera deve essere blu, è blu, ma se è rossa, vibra di meno. Perché? Perché alla sfera blu ci si è appiccicato qualcosa che con la sua sfera fa la somma delle energie che non si butta via e quindi cambia energia, fa la media sostanzialmente delle due energie. Quindi la sfera inconsapevolmente te, ma archetipicamente, ti cambia colore. Te non te ne accorgi, non lo sai, non hai fatto i calcoli sulle onde, ma sai che è così. Sai, la fisica è quella e il tuo cervello, come dice Koslin, mette in atto un processo come se te fossi un fisico del colore cromodinamico perfetto. In quel contesto, il fatto che tu abbia un punto di riferimento è la sfera che tu vedi al centro. Ma non è mica sempre detto che al centro ci sia la mente, ci potrebbe essere lo spirito. Questo vuol dire che il tuo punto di riferimento è la parte maschile, oppure la parte animica. E quanto conta questo spirito? È facile. Lo spirito conta di più quanto più la sfera è grossa, ingombrante e gerarchizza lo spazio che ha perché è tutto suo, tutto mio. Sapete quando chi è che vuole gerarchizzare lo spazio, no?
lo spazio si gerarchizza soprattutto, per esempio il cinestesico gerarchizza lo spazio mettendosi il profumo. Tu dici, cosa c'entra? E soprattutto, sai, se una donna si mette il profumo, è una donna profumata, noi siamo abituati a questo. Se un uomo si mette il profumo, se ne mette sempre una tonnellata. Cioè, che te lo senti da lontano, quel dopo barba lì, no? Ma perché? Perché è una sfera di azione dove lui con il suo profumo occupa lo spazio intero. È tutto mio, come se dicesse, come l'alieno, come l'alieno, come il leone che va a pisciare da tutte le parti. Cioè, è uguale. Sì, la femmina c'ha un po' questa cosa del leone, no? Cioè, piscia un po' da tutte le parti, cioè, c'ha sempre questo tipo di comportamento per lasciare un ricordo di sé in tutti i posti. È archetipicamente parlando il controllo del territorio, che lei però vedi controlla in un altro modo. Così la sfera gigante diventa grande, diventa gigante. Oppure diventa molto rumorosa se ti fai un triale sound test, cioè lei fischia, lei ti fa un rumore della Madonna, no? Cosa fa il soggetto che cammina per la strada? Si mette un paio di scarpe rumorosissime. Di solito sono le persone piccole che si mettono le scarpe rumorosissime, perché le persone piccole hanno paura di non essere notate. E allora l'unico modo per essere notate è essere ascoltate quando entrano in una stanza, se no le pesti. È uguale, nel triade color test succede la stessa cosa, il meccanismo è identico. Ma quanto tu hai consapevolezza della tua sfera? La sfera sarà lontana laggiù in fondo se tu non ne hai consapevolezza. Ma quanto la sfera ha consapevolezza di te? Splendente. Più splendente è, più la sfera dice, sono qui. La posizione di Mussolini, no? Che viene chiamata in PNL la posizione della massaia. A cosa serve? Si metteva le mani sui fianchi. Mussolini faceva come fanno i gatti per la strada quando incontrano un animale più grosso. Si mettono di traverso per far vedere come Lilli Gruber, che è più grossa. Cioè, in televisione, no? Di traverso. È un tentativo di attacco-difesa. Ci si può fare così. E Mussolini voleva far vedere che era più alto, che era più grosso, no? E si metteva e faceva sempre così. Cioè, cercava, poverino, come mi consenta, però è sempre piccolo, rimane, anche se si mette i cosi sotto. Cioè, vedi? Parliamo archetipicamente, no? Con questo. Archetipicamente. Cioè, uno non dice quello che deve dire, ma in realtà tutti hanno capito, anche se sto zitto. Cioè, ci sono delle pause, ma non sono io che lo deve dire queste cose, ma qualcun altro. Ma lasciamo perdere. Cioè, quindi te hai la possibilità di comprendere che gerarchia c'è guardando la sfera più grossa, più luminosa, che ti compare davanti. Bene, questo qua è interessante. Avete mai fatto degli esperimenti per tentare di vedere l'interferenza nell'incrocio cromatico? Cioè, io per esempio quando l'ho fatto con gli amici, eccetera, notavo, quindi mi veniva anche di farlo notare a loro, gli dicevo, hai acceso la sfera, cioè, bravo, hai acceso l'altra sfera, molto bene. Osserva anche intorno, cioè guarda, la stanza sta iniziando a illuminarsi della luce della prima sfera. Guarda, però che colore è? Sì, beh. E vai a vedere l'altra stanza, si è accesa anche l'altra, vedi che la stanza adesso è un po' più luminosa e ha preso anche questo colore. Io mi rendo conto che se uno non è uno che magari è dipinto, fa anche un po' fatica ad apparirgli la mescolanza dei due, soprattutto quando sono tre. È la tipica situazione quando tu hai il LED tricromatico che illumina e fa il bianco. Sì, sì. Fa il bianco, però se te devi immaginartelo che questi tricolori poi fanno il bianco, ci riesce. Ma ecco, in questo senso, avete provato a mettere tipo un neutro nella simulazione, tipo una sfera bianca, che la sfera è la somma dei due. Dici, quando accendi uno, accendi l'altro, guarda la sfera bianca che ti fa vedere la somma dei due. Quindi hai una sintesi. Sì, assolutamente. Ecco, o anche far spegnere le altre, lasciarne acceso solo una. Dunque, spegnere non ha senso, perché il fenomeno dell'accensione delle sfere è la rappresentazione dell'acquisizione della consapevolezza. Tu comprendi che la sfera esiste perché è accesa, e la sfera comprende di esistere perché si accende. Da quel momento in poi non ti si spegnerà mai più, perché ha acquisito consapevolezza di sé. E siccome la consapevolezza è legata al secondo principio della termodinamica, le sfere non si spengono più. Possono non esistere, non comparire, ma se compaiono sono già accese, non si stanno accendendo. Funziona in questo modo. Quindi spegnere la sfera non ha senso, e forse non so neanche se si può. E quando abbiamo un
cosa, quello che si vede, che vedemmo le prime volte che facevamo queste cose, era una cosa strana. Ammetti che te sei una persona abbastanza normale, che hai una sfera di spirito rossa, di anima blu e di mente verde. Mettevi insieme queste sfere senza spiegargli granché e la somma era bianca. Ammettiamo che tu sei un'anima gialla, uno spirito verde, uno spirito rosso e una mente verde. Mettevi insieme le sfere e cambiava il giallo, ma rimaneva sempre giallo. Se te lo fai col computer e metti insieme questi colori, viene fuori la stessa cosa. Cioè, in automatico, il tuo cervello si comportava come un computer, come una serie di vettori. La somma dei colori era sempre la stessa. Così ci accorgevamo che qualcosa non andava quando i due colori non andavano benissimo, perché dentro, fai conto, c'era un'interferenza che interferiva. Nell'interferenza, quando c'è un'interferenza, il colore, invece di essere verde, rosso, blu, è blu, rosso, verde. Cioè c'è una giratura di 120 gradi. Oppure una sola delle sfere è blu quando deve essere verde, è rossa quando deve essere verde, e così via. Cioè rimangono i colori RGB, ma sono girati. Lo spirito deve essere rosso, è verde. Di solito è l'anima che è verde, c'è un motivo poi sostanziale. Lo spirito è blu e la mente è rossa. È quello che ti fa capire che c'è qualcosa che non va. Perché se i colori sono in realtà ciano, giallo e magenta, vuol dire che te non hai un problema di adduzione, ma hai un problema psicologico di cattiva armonizzazione con l'esterno. Le facciamo un esempio semplice. Se io ho una mente, dovrebbe essere verde, ma è gialla, quindi ciano, quindi cioè il colore complementare, uno dei tre colori complementari, deve essere, perché la mente è verde? È verde perché c'ha un asse rosso e un asse blu, che vuol dire assorbo la componente rossa, assorbo la componente blu, quindi io mi nutro del campo elettromagnetico, spazio-temporale, ma prendo dall'universo che mi circonda tutte le informazioni dello spazio, tutte le informazioni del tempo, ma non prendo le informazioni dell'energia. L'energia per la mente è una visione totale di energia. Lei vede sia lo zero point energy che la massima energia, tutto in un colpo solo. Quindi su quell'asse non ci sono informazioni sostanzialmente, perché ci sono tutte le informazioni. E il tutto e il nulla, come al solito, è la sfera trasparente. In questo caso è l'asse trasparente. Ammettiamo che te abbia una mente gialla. La mente gialla è dovuta al fatto che di questi due assi che rimangono, l'asse dello spazio, che è rosso, non c'è. Cioè, questa mente, non avendo l'asse dello spazio rosso, non avendo l'asse verde dell'energia, c'è solo l'asse blu. Quindi, quello che tu vedi in emissione è il contrario del blu, che è il giallo. Sostanzialmente, che cosa vuol dire questo? Che una mente gialla non ha l'asse dello spazio, cioè è una mente che non capisce una mazza sullo spazio, è la mente di una persona disordinata, è la mente di una persona che non sa dov'è un posto, è la mente di una persona che se gli dai un appuntamento non vi trovate, è la mente di una persona che se cerca, io avevo scritto una cosa su un libro, la vai a cercare, non c'è più, non sai più dove l'hai messa, nei cassetti c'è un casino della Madonna. Questa è, non ti ricordi dove hai parcheggiato la macchina? Ecco, la mente. Se io ho invece uno spirito giallo, non vuol dire la stessa cosa, perché lo spirito è fatto di un asse verde, di un asse blu del tempo, e non hai l'asse dello spazio. Quindi, perché lo spirito sia giallo, non devi avere l'asse verde. Non avendo l'asse verde ti rimane l'asse blu, quindi sarai giallo. Ma che vuol dire non avere l'asse dell'energia? Vuol dire che il tuo spirito è spompato, non ce la fa più, non c'ha voglia di lavorare, non ha voglia di pensare. È faticosissimo per la tua parte maschile tenere il tono, vivere il suo personaggio. Si vede nella grafia del maschio, che il maschio comincia a scrivere Leo grandi, fa fatica a tornare indietro, così. Ecco, quindi il colore è sempre lo stesso, giallo, ma ha due significati completamente diversi. Sono dei vettori, noi non ci abbiamo mai perso tanto tempo nello
descrivere queste cose, io le ho scritte tanto tempo fa, facendo vedere dei, in alcuni articoli come i vettori funzionavano, ma anche lì l'articolo mi è stato un po' cagato, perché giustamente era un po' complicato, si vedevano dei vettori, il vettore colori, quindi diventava una cosa difficile. Però se te manualmente comprendi queste banali regolette della simmetria, te sei in grado di fare una lastra immediata al soggetto che hai davanti a te, basta che lui ti dica che colori e che posizioni le sfere hanno. Tu hai praticamente sviluppato dal TCT statico al TCT dinamico, dinamico flash, adesso sei approdato alle video e stai evolvendo questo, per cui quando parli, magari chi è rimasto al TCT e dice, oh, ma le mie sfere, ecco, tu invece le collochi nelle video, le sfere, quando parli, giusto? No, no. No. Perché c'è una direzione anche quella opposta. No. Ma la domanda è interessante, perché chiariamola questa cosa. Nelle video 3 io ho fatto un test che si chiama ET. Io mi diverto un po' a giocare con questi volevo nomi, portare. No? E video un test, no? ET, non c'è, poverino, col dito illuminato, non c'entra niente. I colori delle sfere del test di ET non hanno nulla a che vedere con i colori delle sfere blu, rosse, verde del Triade Color Test, anche se quei colori lì influenzano i colori del test ET. Cioè, lo stato di salute delle tue tre sfere, se tu hai le sfere colorate nel modo giusto, il tuo Evidion Test ti viene che davanti c'è il rosso, dietro c'è il ciano, sopra il magenta, sotto il verde, qui c'è il blu e qui c'è il giallo, a meno che tu non sia mancino. Perché se sei mancino, il giallo sta al posto del blu e non solo. Quindi, da questo test si capisce esattamente che tu puoi agire subito sulle sfere del Triade Color Test facendogli cambiare colore, oppure a livello superiore, cioè a livello delle Evidion Test, cambiando i colori delle sfere con una simulazione mentale del test di ET. Ah, sicuro. Perché? Perché i due fenomeni che sono legati vettorialmente tra di loro hanno sicuramente un legame preciso geometrico. Una delle cose che si vede, per esempio, nel test del Triade Color Test è che te all'inizio cosa facevamo? Noi prendevamo queste tre sfere e gli dicevamo: te vedi i colori sbagliati, te diventa di questo colore, te diventa di questo colore, te diventa di questo colore. Siete più contenti così? Sì, così si sta bene, benissimo, guarito, arrivederci, grazie. In realtà non bastava, perché dopo, se le sfere avevano cambiato colore, era perché c'era successo un trauma a livello psicologico e psicoanalitico, quindi prendevi chiaramente il soggetto e gli dovevi far ricordare il trauma che aveva subito, prendevi le sfere, ci parlavi con una sfera sola alla volta e gli facevi ricordare quando hai cambiato colore per la prima volta, quella volta quando mio babbo mi ha chiuso nello sgabuzzino, venivano fuori queste cose qui. No? E allora te comprendevi come è vero che l'alieno ti cambia le sfere, ma anche Renzi ti cambia, in quel caso, la grandezza delle sfere, capisci bene? Ebbene, e quindi cercavamo di fare questa cosa, cambiare dentro per cambiare fuori, con il tentativo di risolvere i tuoi problemi psicoanalitici e psicologici, che si poteva fare da lì. Perché l'analisi del psicoanalista non veniva fatta su di te, ma veniva fatta per volta su una sola delle tue tre componenti. Quindi andavi subito a vedere la componente che non funzionava e agivi solo su quella. Funziona molto meglio, molto meglio si può dire, funziona meglio. Nel invece test ET si fa in un altro modo. Te sei un disassato, cioè una persona che per esempio ha l'asse dello spazio che devi avere davanti, ce l'hai invece di lato, e davanti c'hai l'asse dell'energia o c'hai l'asse del tempo. Tutto si è spostato in un modo così. Cosa vuol dire questo? Che siccome ognuno di noi ha un Evidion nella testa e si comporta in questo modo, quando tu ti incontri con uno che ha un Evidion girato, te magari stai parlando col suono e lui vuole vedere qualcosa. Non vi capirete mai. Allora ci sono il tentativo di capire e il soggetto si sposta, cambia assetto, perché capisce che quando ti sta guardando tu non lo capisci, allora si gira e ritorniamo alla Gruber, no? Sì, funziona così.
l'auditivo e il visivo che si parlano tra di loro non sono messi en face, uno in faccia all'altro, sono messi così. Perché dove tu stai guardando lui, lui c'ha l'orecchio davanti a te, perché è da lì che entra. E quest'altro si incazza, guardami quando parlo, perché pensa che non stai guardando. Allora lui si deve girare, ma non ti capisce, perché è l'orecchio che gli sta funzionando in questo contesto. Figurati quando uno incontra un mancino, incontri un mancino per la strada, tutti e due si spostano a destra, tutti e due si spostano a sinistra, non passa più nessuno, perché ognuno in modo opposto all'altro interpreta il segnale spaziale, perché uno c'ha la destra dove l'altro c'ha la sinistra e non c'è niente da fare. Quindi ecco che ci sono i disastrati, gli rimetti l'assi a posto, ma se non cerchi il trauma per cui questo soggetto si è disassato, non gli risolvi il trauma, lui dopo 2 mesi li rimette dove erano prima, questi assi, perché rimettere gli assi in quel posto è ora un tentativo, si scoprirà, di autodifesa. Io non voglio vedere quello che succede davanti a me, l'unica possibilità è togliermi la vista e metterci il sentire. È un tentativo di difesa sostanzialmente, no? Oppure ci sono i disassati. I disassati sono quelli che hanno avuto un trauma così grosso, un trauma così gigantesco, per cui gli assi gli sono spezzati. E quindi l'asse dello spazio è davanti a 90 gradi l'altro pezzo. A 90 gradi ce l'hanno. E sono quelli, i disassati, che sostanzialmente sono quelli che durante la giornata non sanno più dove sono, non sanno più chi sono. Ne abbiamo esaminati alcuni di questi, la psicanalisi non riesce a trovare la cura, noi li abbiamo rimessi a posto, li abbiamo rimesso gli assi a posto e questi, se riescono poi a risolvere il trauma per cui questi assi si sono rotti, guariscano. Comprendi bene che è per questo che io in Evidion 2 dico, mi sa che l'autistico ha un problema di questo genere, cioè l'autistico c'ha il suo Evidion che si è girato così, cioè l'autistico non vede davanti a sé l'immagine, perché l'immagine è andata giù. E allora l'autistico, nel cercare di risolvere l'immagine, fa così con la testa, cercando di guardare in basso, ma in basso, mentre sta facendo così, gli si ruota il suo video e l'immagine va dietro. Quindi per recuperarla ritorna in avanti. E c'è questo brain bending, così, che non si capisce, che nessuno ha capito perché fanno così. Se te vuoi parlare a un autistico, quindi, siccome lui ha, secondo me, l'asse dell'energia davanti, lui non ti vede come tu lo vedi, lui ti vede e ti considera energeticamente più o meno, un valore X. È come se ti vedesse un essere più o meno caldo, non più o meno alto, più o meno caldo. Allora lo devi toccare. E dove lo tocchi? Lo tocchi davanti, dietro, perché se, è come se lui poi ti potesse vedere in questo modo. Va tenuto conto che l'autistico è una persona che capisce tutto dell'esterno, ma non riesce a emettere in qualche modo il suo essere fuori, la comunicazione con il fuori. Ma quindi lui lo capisce bene, lo potrebbe fare il TCT, gli dici, senti, se vuoi parlare con me si fa così, raddrizza l'assi. Vuoi vedere che funziona, però io non l'ho mai fatto questa cosa. E io, insomma, non lo devo fare io, lo deve fare qualcuno che sia un esperto di queste cose, che si prenda l'opportunità di fare delle sperimentazioni sugli autistici e vedere se funziona, perché se funziona avremmo fatto bingo. E nel momento in cui tu prima hai fatto un esempio, e probabilmente era anche da lì che ti volevo evitare che nascesse una confusione tra il TCT e le sfere, quindi il TCT unisco le 3 sfere dando come sommatore il bianco, lo sapete, no? Immaginiamo, il bianco è diventa trasparente, quindi dal tutto al niente si realizza questa. E tu mi hai prima nell'espressione dicevi sì, perché poi gli assi rientrano. Quindi chiaramente in quel caso stai parlando delle video. Gli assi rientrano. Sì, sì, sono gli assi di spazio, tempo ed energia di ognuna delle 3 sfere, perché la sfera rossa ha 3 assi, che sono 3 gruppi di vettori, così la sfera blu e così. Ah, ok, certo, quindi gli assi delle sono sfere. Sono quelli gli assi delle sfere, certo, certo. Invece, i vettori. No, perché l'idea è, le video, una volta che la sfera è integrata, è ancora lo stesso video? O se io applico come interfaccia visuale per sì, operare sì, la stessa è operazione. È ancora lo stesso Evidion, perché la coscienza è una coscienza integrata, non è la coscienza mondi.
è una coscienza, è un pezzettino di coscienza di tutta la coscienza. È chiaro che è una coscienza olografica, per cui è la rappresentazione precisa del tutto. L'esperimento di 100.000 fotoni che si comportano come un fotone è uguale. Tu sei, in quel momento, quando hai acquisito consapevolezza di te, sei la coscienza integrata, ma sei, hai una identità in questo universo virtuale. Quello che si invece cambia è che la tua sfera della coscienza integrata, che te non vedi, ma che sai che è il tuo Evideon, in qualche modo, che vedi, perché lo hai categorizzato così, ruota. I tre assi ruotano e tu vedi solamente in questo blocco una sola rotazione, che è la rotazione somma. E cosa si scopre? Si scopre che se te sei integrato bene, il maschio ruota in senso opposto della femmina, come Evideon. E comprendete come le due coscienze integrate del maschile e del femminile, le due coscienze gemelle, quando si uniscono in una coscienza sola, danno il via alla cessazione della rotazione, cioè neanche più quella manifestazione del duale c'è. Te ti stai riunificando e l'ultimo step è unire il maschile e il femminile. Ve lo ricordate il giochino che abbiamo fatto prima? Così. E in quell'istante tu torni a essere coscienza totale. La coscienza totale non si manifesta. E che ne è dell'eccentricità dell'asse che determina il fatto che l'universo non è in equilibrio? Questa è una cosa difficile. Avete notato? Beh, non ci avrete capito un granché, però avete guardato le figurine, come facevo io quando leggevo gli articoli di chimica in russo sul heterocicliche chemie. Non ci si capisce niente. È scritto in russo. Guardavo le figure. Io quando si faceva la bibliografia, ai miei tempi, la bibliografia non c'era il computer. Si faceva andando 3-4 volte di seguito in una giornata in biblioteca e sfogliando a mano tutte le riviste. No, cerco una cosa, a mano tutte. Perché dentro un articolo, anche se nel contesto del titolo non c'è scritto niente che ti interessi, magari c'è una nota che è proprio la cosa che cerchi te. Quindi per non farti sfuggire niente, le facevi a mano tutte. Oggi, quando mi si presentano gli studenti, mi dicono: senta professore, ho questo problema, non so come fare, ma hai cercato, non ho trovato nulla. Dove l'hai fatta la ricerca? Su Wikipedia. Ora, cioè, è come sul giornale di Topolino fare una ricerca su Wikipedia. Poi Wikipedia italiana, che è una cosa mostruosamente inutile. Voi prendete una pagina qualsiasi, andate a cercare BOM, fisico molto importante, sulla pagina di Wikipedia italiana e cercate BOM sulla pagina inglese. Capite immediatamente la differenza. Sulla pagina italiana sostanzialmente c'è scritto sì, questo qui ha fatto qualcosetta, matematicamente era anche corretto, ma di lui non ce n'è bisogno perché tanto ci sono già tutte le altre teorie. Vai a prendere la pagina di Wikipedia di Erickson, grande psichiatra americano, costruttore dell'ipnosi scientifica, con Granone in Italia e altri che sicuramente sono stati importantissimi. C'è scritto sì, ma queste sono cose non scientificamente provate. Vai a vedere nelle altre pagine cosa c'è scritto. Comprendi esattamente che Wikipedia in Italia, poverina, c'è invece una bella pagina su Vanna Marchi. Altro che roba. Sì, Vanna Marchi, Roberto Pinotti, tanta roba, c'è tanta roba, sì, ecco, quindi voglio dire, non si può essere precisi in tutto, se da una parte però dall'altra parte ti sei rifatto, no? Ecco, è così. Quindi, sostanzialmente, questi ragazzi non sanno fare la bibliografia, vengono da me, io pigio un pippolo sul computer e ne vengono fuori 300.000 titoli. Ah, ma questo non l'avevo guardato, e per forza l'ho scritto in inglese. Ah, io l'avevo scritto in italiano, ma in italiano non ti caga nessuno. Scrivilo in inglese, è una cosa scientifica, la lingua scientifica è quella dell'inglese, quindi c'è anche una mancanza di consapevolezza di te in queste cose qui. Quando noi posizioniamo le video qua, no? Tu lo collochi
in maniera che gli assi si incrocino al centro della testa, sì, che signore. Mi ricordo un po' anche la posizione, sì, della pineale, no? Sì, signore. In questo senso posso dire che nel movimento io ho l'asse del tempo, se non sono mancino, passato, futuro, questo qui è l'asse dello spazio, sì, signore, lungo il quale mi sposto, e qui ho l'asse dell'energia. Quindi sembra che questo asse cammina. Sì, questo asse cammina. È l'asse della mente. Sì, sì. Ma se io volessi camminare invece che qui, volessi camminare qui, colui che cammina è questo. Dunque, o è questo? No, no, il problema è più, se vogliamo, più semplice, ma essendo anche più complicato. Nel nostro universo, l'universo è non locale, il che vuol dire che non c'è lo spazio e il tempo, quindi nessuno cammina, nessuno si sposta. Però la percezione del movimento è una percezione legata al fatto che la matrice di punti di luce in cui siamo, che noi abbiamo creato, è una matrice di LED, di punti luminosi, in cui è la coscienza come uno sprite che si sposta dentro questa matrice di punti di luce, illuminando i diversi fotoni che sono uno sostanzialmente, fai conto, accanto all'altro in questa rappresentazione, perché in realtà sono uno dentro l'altro, ma facciamo finta che così si capisce di più, e quindi come una scritta luminosa, bar, che ti sembra che si muova la scritta, no? Si accendono i LED davanti a te e si spengono i LED dietro, e quello che tu credi di fare è di camminare andando avanti. Nella fattispecie, ritorno a compensare con quello che, perché poi mi sono accorto che non avevo risposto alla domanda che ti avevi detto sulla piegatura dell'asse, si vede che c'è nel disegnino il doppio cono che rappresenta poi la costante di strutturazione dell'universo, 137, che è piegato. Bene, se non ci fosse questa dissimmetria, non esisterebbe l'universo, perché l'universo esiste perché le principali costanti universali vibrano attorno a un asse, dando luogo ad una incertezza che qualcuno rappresenta come il principio di indeterminazione di Heisenberg, una rapida rotazione di tutti quelli che sono i valori della costante di struttura fine dell'universo, della carica dell'elettrone, della costante di Planck, che ogni tanto infatti qualcuno dice, ma non è questa, è lievemente diversa, come mai a me mi torna un valore diverso? In quel contesto, quando la gente capirà che esiste l'antifotone e l'antifotone è fatto in un certo modo, capirà che questo tipo di oscillazione non simmetrica permette a tutto l'universo di manifestarsi attraverso la vibrazione. Perché se tutto fosse simmetrico non si vedrebbe niente. Quindi c'è stato un istante in cui l'universo si è dissimmetrizzato, dando il via al film. Perché se non fosse così noi non vedremmo niente, perché tutto sarebbe costante. Tra le altre cose, quando metto in correlazione i Qing cinesi con la scatola delle Videon, quando metto in correlazione la tabella periodica di Mendeleev con i buchi, cioè perché deve essere precisa la tabella periodica, Mendeleev l'ha scritta, poverina, in un modo completamente fuori di testa, deve essere simmetrica anche quella cosa lì, e così in quell'articolo ti faccio vedere come le costanti di struttura fine dell'universo vengono tutte perfettamente identificati dai vettori 396, 417, 528, che sono i vettori di spazio, tempo ed energia. Che ne so, voi vi potete chiedere come mai pi greco non varia? Perché la costante di struttura fine dell'universo varia da 136 a 138. La sezione aurea vale sostanzialmente da valori che poi calcolerai come valori medi da 1,60 a 1,62 e te la calcoli 1,61,801. Grosso modo, la costante di struttura fine dell'universo è 137,05, ma perché non è 137,0? Che è la media tra 136 e 138. Ma perché pi greco è sempre pi greco, invece? Perché se ti fai i conti, vedi che pi greco, nei numeri delle Videon, è dato da una formulona in cui ci sono tutti i numeri delle Videon dentro, in cui c'è sopra una costante e sotto un'altra costante, che sono variabili, e che sono una, guarda caso, la sezione aurea, che varia da 1,60 a 1,62, e sotto un numero che è un vettore che dipende dai vettori 3, 9, 6.
3 al quadrato più 9 al quadrato più 6 al quadrato, radice quadrata, è quel numero lì che fa 126, ma che può diventare 122 e che assume un valore di 124 con delle regole che ora non vi sto a spiegare, ma che sono la conservazione dell'energia. In quel contesto, pi greco è come la velocità della luce, cioè è una costante variabile. Che ti dico una costante variabile? O è costante o è variabile? No, è una costante variabile, perché dipende dal rapporto tra due costanti, che in realtà stanno variando, ma quando varia quella di sopra, varia anche quella di sotto, e il rapporto rimane sempre lo stesso. La velocità della luce, i due assi di spazio-tempo, sono sempre uguali, sono sempre della stessa lunghezza, ma se succede qualche cosa alle vigore, se ne accorcia uno, si accorcia anche l'altro, quindi la velocità della luce, che è il rapporto tra spazio e tempo, è sempre 1 in unità di massa atomica, non varierà mai. Così pi greco è sempre 1 perché è il rapporto tra due cose che variano costantemente. Quindi su pi greco e la velocità della luce ti vedi una costante, ma è una costante variabile, perché varia, perché dipende da altre due costanti. Vi potete chiedere, ma che cos'è sto 432 Hz, 432 Hz di cui parla la New Age, la nuova musica, gli accordi, le cose? La gente non sa perché prima eravamo tutti collocati su 440 Hz e ora siamo a 432, cioè scusate, il contrario, prima eravamo a 432, poi il Papa, i regnanti d'Austria, l'imperatore d'Austria e qualcun altro ha deciso nel 1800 di cambiare, ma cosa gliene fregava a loro? No? Ebbene, si scopre che 432 è un numero importantissimo, perché, che ne so, 432 diviso 136, la costante strutturale fine dell'universo, sapete cosa fa? Pi greco. Non so se ci avete mai pensato a questa cosa qui. Fa 3,14. Vi rendete conto di questa cosa qui? 432, che sono tre vettori, il vettore 4, il vettore 3 e il vettore 2, 4 al quadrato più 3 al quadrato più 2 al quadrato, radice quadrata di 29, è un numero identico a quella che è la frequenza che corrisponde al tempo di Planck, 5,38 e rotti per 10 alla meno 44 secondi. La sezione aurea, 1,618, è identico in quel range di vibrazione alla lunghezza di Planck. La lunghezza di Planck è la sezione aurea. Sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che dai forma all'universo. L'universo, di come noi lo potremmo vedere tridimensionalmente, è lungo l'asse dell'energia. Il tempo dipende da pi greco. Lo spazio dipende dalla sezione aurea. Ed ecco che ti compare questa cosa. L'universo è una cosa che fa così, perché dipende da pi greco, dall'energia e dalla sezione aurea, che si allarga sempre di più in questo modo, con un passo che dipende da 1,618. Facile. E quindi te vedi che questi valori devono rimanere in una finestra piccola piccola, dove c'è questa vibrazione dell'universo che respira e lo fa sotto il tempo di Planck, cioè così, se vogliamo, in qualche modo, ma questa respirazione ti dà origine a una variazione continua, e tu quello che vedi nella vita è la variazione, perché se noi fossimo fermi non si vedrebbe una mazza. Il tempo esiste perché si muove lo spazio, perché se no io sono qui ora, dopo sono lì, e quindi ora e dopo, lì e qui. Ma se io sono qui ora e sono qui dopo, ora e dopo, chi se ne frega, sono sempre qui, quindi comprendi che il tempo è legato a una variazione dello spazio. Se non varia il tempo, se non varia lo spazio, se non varia l'energia, non varia niente, non c'è niente, non esiste niente, non vedi niente. Quando le sfere si integrano, a parte la rotazione, gli assi contraggono, dicevi, sì. Ma la sfera della integrata determina anche una contrazione dell'asse che ha questo tipo di oscillazione? No. Quindi non si va in un non tempo, in uno spazio, in un nulla? No, perché la consapevolezza produce l'armonia tra le varie parti geometriche che si armonizzano. Nell'armonizzarsi non si è toccata
la piegatura. Questa piegatura si tocca, se noi vogliamo, quando la tua coscienza gemella si incontra con te e si diventa una cosa unica. Allora la rotazione della sfera della tua coscienza gemella con la tua, che sono uno in senso orario e l'altro in senso antiorario, ammazzano la rotazione. Tu non vedi più rotazione, non vedi più niente. In quel contesto i due errori che te fai, che sono della stessa grandezza, ma mentre tu lo stai facendo a destra, lei lo sta facendo a sinistra, si compattano. Ma quello sarà un altro step che avverrà quando, secondo me, avverrà. Sì, secondo te, nel momento in cui, questo è un altro domandone che mi faccio sempre, lo spostamento lungo l'asse delle energie determinerebbe un cambiamento radicale in tutte le leggi che governano la realtà per come la percepisci, ma immagino che si accorcino gli assi dei vettori o si allunghino, ma si sposti in verticale. Così. Questo spostamento, che di fatto lo devi vedere figurato come uno spostamento, anche se è un non spostamento, però, che avviene? Coincide con un qualche tipo di variazione rilevata? Cioè, cosa capita? Sì, certo. Quello che succede è la struttura del fotone. Come è fatto il fotone? Il fotone è un Evideon, perché il fotone è quel mattoncino con cui è costruito l'universo, e quindi l'universo ha la forma di un fotone. Il fotone grosso, e poi c'è il fotino. Ovviamente. Esiste una particella che si chiama fotino. Esiste anche, i fisici sono strani, esiste anche una particella che si chiama qualunquone. Vi giuro, voi guardate su Wikipedia. Qualunquone è quella particella che ancora non ha deciso se comportarsi da fermione o da bosone. Si chiama qualunquone. Ora, ragazzi, ci vuole la fantasia. Quindi, te guarda su Wikipedia, vedrai che il carnevale di Rio è una cenciata. Te lo spiega Wikipedia. Ma quello che succede è questo. Il fotone che noi vediamo, che la fisica vede, che si chiama fotone virtuale, perché in realtà non lo vedi, a meno che non ci sbatti contro. Sì, non vediamo i fotoni muoversi in questa stanza. Ha questa caratteristica. Pensate, facciamo un esperimento noi nella testa, che è facile. Capriamo l'effetto Compton. Io prendo uno di quei puntatori laser che mi servono per fare le conferenze alla lavagna e ne prendo un altro, no? Uno blu e uno verde, fai conto, uno rosso e uno verde. Li punto in modo che si incrocino tra di loro. Cosa vedrai? Vedrai che il raggio verde va da una parte e il raggio blu o rosso che sia va dall'altra, non interferiscono, non c'è interferenza. Certo, non c'è interferenza perché il fotone non ha massa. Non ha massa, quindi non avendo massa, uno passa uno dentro l'altro, come passare attraverso un muro. Se il muro non ha massa, io passo dall'altra parte. Va bene, il fotone non ha massa. Prendo un fotone ad alta energia, raggi X, da una parte e dall'altra, li sbatto insieme. O questi due non si sbattono insieme e vengono fuori un protone e un antiprotone, un elettrone e un antielettrone, cioè un positrone. Come? Ma se prima non sbattevano? Quando non c'è energia, il fotone, cioè energia normale, non sbatte tra di lui. Però se gli alzi l'energia, sbatte. Sbatte contro il muro il fotone ad alta energia e fornisce l'effetto Compton, cioè sbatte talmente forte contro il muro che schizzano gli elettroni da tutte le parti. Che poi non è vero da tutte le parti, ma con un angolo preciso sempre, perché c'è la conservazione della quantità di moto, del baricentro e di tutto. È arrabbiato con qualcuno, senti. Ma come? Il fotone non aveva massa, quindi deve passare attraverso le pareti. Perché il fotone non passa attraverso le pareti? Cioè, c'è qualcosa che non torna. E allora te cominci a comprendere che i fotoni interagiscono con la materia solo se sono fotoni ad alta energia. Se sono fotoni a bassa energia, no, ci passano nel mezzo. Allora cominci a comprendere che l'asse verticale, verde magenta, che è quello che ti dice se te sei energeticamente forte o no, quando è zero, prevede che il fotone non abbia massa. E allora ecco che hai collocato la massa come un'espressione di questo asse. La massa non esiste, è qualcosa che ti appare sotto forma di energia potenziale, quella che te hai quando c'hai una certa massa. E allora che cosa succede? Che ci sono gli esperimenti di fisica quantistica. Prendiamo per esempio un cannone che spara una coppia di fotoni entangled tra di loro. Cioè, questo poi sostanzialmente dal mio punto di vista vuol dire che uno è un fotone e un altro è un antifotone. Ma ti appaiono come due fotoni virtuali perché vibrando
uno è un fotone virtuale, l'altro è un fotone virtuale, solo che quando questo è nella posizione anti, questo è nella posizione sin. Però l'universo deve essere sempre simmetrico, vedi che nel mezzo c'è un piano di simmetria, tri, piano di simmetria, non cambia nulla, beh, meno male, la simmetria CPT è rispettata, carica, parità, tempo, rispettata, beh, questi qui, quando li vai a sbattere su un detector e tutti e due i fotoni arrivano insieme, entangled, sai cosa succede? Spariscono. E perché spariscono? Spariscono, te lo dico io perché spariscono, perché un fotone e un antifotone, cioè due fotoni virtualmente in antifase tra di loro, che sono due fotoni entangled tra di loro, in fase e in controfase danno origine a un evidion, l'evidion viene riassorbito, cioè la parte asimmetrica da una parte e la parte asimmetrica dall'altra si ammazzano tra di loro come simmetria. L'unico modo per vedere questi due fotoni è farne arrivare uno prima e l'altro sfasato di un certo po' di tempo. Allora vedi qualcosa. Cosa ti dice l'articolo di fisica che pubblica questo risultato? Chiaramente non ti dice che uno dei due è antifotone, perché non lo sa. Ti dice che non si può parlare di interferenza tra questi due fotoni entangled, perché i due fotoni entangled non sono due fotoni, ma sono in realtà un evento fisico unico. E quindi i calcoli non si possono fare. Invece io ti dico, sì, si possono fare, e non vedi niente perché se il più e il meno si sono ammazzati tra di loro. Quindi vedi come... oppure facciamo un altro esperimento. Revision 3, qui c'è scritto. Prendi due fotoni. Uno ha un'energia 5, l'altro ha energia 10. Li sbatti in un corridoio fortemente energizzato in cui questi due si sbattono insieme tra di loro. In fondo, uno 5, uno 10, esce un fotone che ha energia 15. Come si può fare? Ci sono fusi questi due fotoni? Certo che si sono fusi, e quello che è successo è venuto fuori un fotone che ha allungato il suo asse dell'energia, e la somma è legata al fatto che è la somma dei due assi dei due fotoni che fanno questo lavoro. Quindi vedi che quell'esperimento lì ti dice come si sommano i fotoni fra di loro. Quello non sono fotoni entangled? No, fotoni normali. Estranei tra loro. Assolutamente. Questo ti spiega che te puoi fare i calcoli con i fotoni, ma questo ti spiega anche un'altra cosa. Dal mio punto di vista, siccome tutto è un universo è frattalico, quindi noi abbiamo costruito tutto con i fotoni, se tu vedi il DNA è fatto con la stessa simmetria di come i fotoni si mettono incastrati tra di loro. Per esempio, esistono sostanzialmente quattro modi per agganciare due fotoni di cui uno, fai conto, ha tantissima energia e l'altro non ha l'asse dell'energia. Quindi solo uno avrebbe asse, l'altro non avrebbe questo asse qui. Sono quattro modi. Di questi quattro possibili cosi, questi quattro cosi si possono unificare tra di loro solamente due a due, perché la simmetria del colore ti permette di vedere questo. Il blu e il giallo si metteranno insieme con il ciano e il blu e il giallo si mettono insieme con il giallo e il blu, incastrati insieme, così. Bene, questa è la stessa simmetria che hanno le basi puriniche e pirimidiniche nel DNA. Uguale. Quindi metti insieme questa cosa e costruisci esattamente la stessa struttura evidionica del DNA. Ma perché il DNA è diverso? No, è costruito con le stesse leggi dei fotoni. Non è che cambia nulla. L'unico mattone della vita è il fotone. Ma te, sapendo che giochi col fotone, con l'unica cosa che si può muovere, perché l'asse dello spazio e del tempo sono bloccati, perché la velocità della luce deve essere sempre 1, l'unica cosa che puoi muovere con la cingomma è questo, ci fai tutti i giochini che vuoi. E adesso volevo chiederti, considerando che tutto diventa moda, allora, siccome già avverto la presenza di questo fenomeno anche legato alle tuoi approcci che mentre qualche anno fa prendevi ancora una certa, diciamo, distanza prudenziale da un approccio di tipo risveglio interiore della coscienza. Per forza, perché la distanza prudenziale è una barriera. Te fai delle barriere quando non sei integrato, quando cerchi l'integrazione la prima cosa che devi fare è abbattere le barriere, avere il coraggio di dire quello che pensi. E quindi siamo arrivati, giustamente io sono anche contento di questo, e l'unica cosa che succede, quando si arriva a questa posizione, ok, siamo d'accordo, vogliamo evolvere spiritualmente,
o animicamente. O animicamente, ecco, giustamente la separazione. Comunque, migliorare, evolvere, andare avanti, vogliamo fare questa cosa, no? E allora che succede? Che ci sono migliaia di persone che propongono metodi di vario tipo. E spesso quello che accade è che dal momento che io ti dico, guarda, se fai così diventi migliore, in realtà all'interno dei gruppi esoterici, quelli almeno degli anni 70, 80, era abbastanza noto questo rischio. Oggi sembra molto trascurata la problematica, però se io ti inizio a dire fai tutte queste cose per un anno, due anni, tu dopo due anni, che hai ancora i tuoi psichismi di base, che sono sempre gli stessi, tu dai per scontato che devi essere più bravo e più evoluto. Assolutamente. E richiedi anche un premio, ti atteggi come se fossi un veterano nei confronti di quello che è appena arrivato, ti senti migliore di uno che non fa quella cosa lì, e questa robaccia che di fatto uno si porta dietro ti dimostra che sta cronicizzando la sua condizione miserrima. Però, a parte quel discorso, nell'ambito dell'approccio alla realizzazione di una ipotetica coscienza integrata. E innanzitutto volevo che magari dessi qualche suggerimento su come approcciare come eventualmente valutare se è anche il caso di verificare quanto e se io ho una coscienza integrata, cioè la persona che fa questa cosa. Assolutamente. La cosa è molto semplice, potrebbe sembrare complicatissima, ma secondo me poi le cose semplici sono quelle che vengono fuori. Se una persona è integrata, io parlo poi sempre degli altri perché io non lo so, parlare di me in alcuni casi può essere sicuramente utile e importante, però si va un po' contro l'indeterminazione di Heisenberg e quindi c'è un effetto Larsen su di me, per cui non riesco in questo contesto a portare un chiaro esempio di me. Quindi parliamo di un caso in generale, che si fa prima. Se uno è integrato non fa discorsi duali e ha delle serie difficoltà nell'usare la parola, la palabra. Non sa più come fare, perché ieri ero meglio di oggi. Come? Duale? Ah no, non lo posso dire. Dunque, ho una coscienza diversa, quella che ho oggi da ieri. Ieri e oggi? No, cazzo, non si può dire. Perché il tempo è... Cioè, finisci che non sei più in grado di parlare. Devi stare zitto. Ecco, in quell'istante, quando tu sai questa cosa, hai anche trovato il sistema di comunicare, questo ve lo dico perché mi succede, stando zitto. Assolutamente, stando zitto, l'altro ha esattamente capito quello che te c'hai nella testa. Ecco, in quel contesto è chiaro che tutti quelli che ora su internet fanno le ipnosi, si espongono, fanno le... Chiaramente poi ci guadagnano dei soldi, perché i soldi sono al centro delle cose, con il loro ego. Bisogna tenere presente che loro si stanno esponendo ad una situazione che è egoica, di divisione, e soprattutto non hanno capito che se te fai l'ipnosi per salvare l'altro, te l'altro ce lo hai a specchio davanti a te, quindi te sei nel problema come quello lì. Perché lo psichiatra c'ha i suoi pazienti, perché lui attraverso i pazienti inconsapevolmente cerca di capire la propria malattia, perché se lo psichiatra fosse sano non avrebbe nessun cliente. È per questo che io a un certo punto ho sentito la necessità di smettere di fare quello che facevo, perché mi sono reso conto che non avevo più interesse nello specchiarmi nell'addotto che veniva da me per farsi mettere sotto ipnosi per risolvere i suoi problemi. Io non stavo risolvendo i suoi problemi, io stavo risolvendo i miei problemi, ma questo andava capito. Cosa ho detto all'inizio? Io scrivo per me, non per gli altri. Questo sembra difficile da capire, era difficile da capire anche per me, ma poi ho capito. Quindi tutti quelli a cui te ti dedichi, guariscimi, e lui che cerca di farlo, te non guarisci perché sei andato da un medico per farti guarire dal raffreddore che aveva il raffreddore. E quello lì crede di fare il salvatore dell'umanità e della patria, ma in realtà non ha capito che sta guardando te, cioè la parte malata di te stesso, in realtà. Quindi questo ti spiega che te ti devi tirare fuori da solo. Il triade color test dinamico flash si fa da solo, ma io non ci riesco. Peccato. Ma come? È qui ti viene
quello che una volta si chiamava il rimorso, porca puttana, prima li aiutavo e ora non faccio più niente per loro, sono una merda. In realtà è così che te l'aiuti le persone, perché qui c'è il solito problema della compassione che ormai viene fuori in tutte le conferenze che facciamo. La compassione, te aiutavi una persona ad avvitare le lampadine, l'ha evitata per tutta la vita, l'ha aiutata, perché questa persona non sapeva avvitare le lampadine, ti faceva pena. Poverina, te l'aiuto.